Salve a tutti. Allora, in questo video presento un apparato un po' particolare, anche perché lo presento sulla base di alcune immagini che vedete qui sul desktop. Si tratta dell'apparato VS3000 realizzato dall'azienda italiana Selex Leonardo per usi prevalentemente professionali nell'ambito del soccorso pubblico. Questo è un apparato particolare per il fatto di essere un apparato a doppio standard, tetra e FM analogico. In genere gli apparati tetra realizzati da Motorola, Itera, Airbus sono solo a standard digitale tetra, non hanno la, chiamiamola, retrocompatibilità in analogico. Ecco, questo è uno di quelli che invece ha questa doppia funzione. Questo che vedete è il frontalino realizzato nel primo modello, intorno al 2005-2006, e chiaramente ha tutte le funzionalità previste dallo standard Tetra. Le andremo poi a vedere nel dettaglio nell'ultima slide di riepilogo delle caratteristiche tecniche. Questa è l'installazione con il microtelefono che si può installare in modo alternativo al classico microfono con il PTT e nella fattispecie questa è un'installazione simil fissa. Queste sono le caratteristiche di dimensioni e peso della parte radio che in genere viene installata separatamente, lo vedremo poi nella prossima slide che dà il dettaglio della installazione in genere sulle varie autovetture. Come vedete il peso è piuttosto contenuto, poco meno di 2 kg, ha il connettore BNC per l'antenna e il connettore, anche se qui forse si vede poco, anche per il GPS per poter inviare i dati di posizione in modo manuale o automatico. Ah, ecco, questo è il frontalino invece più recente, sempre più del VS3000. Questi sono due frontalini differenti a seconda della tipologia di installazione e come vedete, ha anche la funzionalità di collegamento con dispositivi Bluetooth, come si vede qui dal classico simbolo sul menu, sul pannello di configurazione. Poi, ovviamente, il tasto per l'emergenza, per mandare in emergenza l'apparato e tutti gli altri tasti di funzione che consentono di muoversi all'interno del menu di questo apparato. Ecco, questa è l'installazione classica che viene fatta in genere sulle autovetture. La parte radio viene installata nel bagagliaio posteriore. Viene poi installato un altoparlante esterno. Non so per la verità se l'apparato sia fornito di un altoparlante introcontenuto, ma non credo. E poi, come dicevo, la possibilità di scelta tra il microfono con il PTT e il microtelefono che consente di escludere nel caso l'audio dell'altoparlante, quindi ascoltare solo all'interno del microtelefono. Ecco, queste sono le caratteristiche tecniche salienti. Come vedete, l'apparato trasmette con potenza fino a 10 watt sia in modalità tetra che in analogica. Ovviamente nel tetra sono possibili le quattro modalità di emissione classiche: la modalità in trunk, che è quella chiaramente principale, la modalità in diretta, la modalità tramite ripetitore utilizzando in genere due slot e poi la modalità gateway. La cosa molto interessante è che di questo apparato ne esistono, come vedete, tre modelli che lavorano su tre frequenze diverse, su tre gamme di frequenze diverse. La prima da 380 a 430 MHz è in genere quella assegnata
in ambito europeo per comunicazioni, per servizi militari o di pubblica sicurezza, da 410 a 470 MHz in genere è la gamma assegnata alle comunicazioni professionali in ambito civile, e poi 806-870 MHz. L'apparato eventualmente che lavora da 410 a 470 MHz può essere anche perfettamente utilizzato in ambito radioamatoriale, perché comunque l'importante è che le comunicazioni e le trasmissioni avvengano nella gamma assegnata al servizio di radioamatore, da 430 a 435 MHz, anzi 436 MHz, considerando anche la parte in statuto primario. Come vedete, lo spaziamento di canali è di 25 kHz. Chiaramente in tetra ogni canale ha una larghezza di 25 kHz per alloggiare i 4 slot. E poi ovviamente la possibilità di collegamento, come dicevo prima, con un'antenna GPS e tutte le caratteristiche di sensibilità dell'antenna stessa. L'apparato, come vedete, essendo un apparato a uso professionale, viene garantito in un funzionamento di temperature molto ampio, quindi un funzionamento che rispetta poi anche gli standard IP67 relativi all'esposizione agli agenti esterni. Bene, questo è quanto, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Nella descrizione i link per chi volesse approfondire ulteriormente le caratteristiche di questo apparato.